Buongiorno, cominciano i weekly vlogmas, quindi questo sarà un video settimanale della prima settimana prima di arrivare al Natale, quindi questa è la prima settimana di dicembre. Oggi è sabato 1 dicembre, sto uscendo, sto andando ai mercatini di Natale, tanto per restare in tema, prendo le mie cose, l'autobus, il volo. Un po' di questo. Un po' di pallini. Poi. Tada! Bianco e nero. Ok, finito lo sbalzo di orario. Sto per uscire, sono le 22:54. Oggi ho anche preso il mio super calendario dell'avvento, sono felicissima, mi è arrivato, grazie zio. Ovviamente come sempre sono in super ritardo e vabbè, prendo la mia macchinina, vado, ci aggiorniamo direttamente domani. Ma buongiornissimo! Come avrete potuto notare, è durato molto poco il lasso di tempo in cui le mie registrazioni erano truccate e vestite. Ora cominciano i veri weekly vlog, ovvero io che ho dormito esattamente 5 ore di sonno e si vede. Vabbè, proviamo un po' a recuperare le clip che ieri non vi ho fatto. Dopo apriamo anche il cioccolatino del calendario dell'avvento. Comunque oggi è domenica, sono abbastanza tranquilla perché domani sono a casa tutto il giorno, non c'è lezione all'università domani, non si sa perché, e quindi diciamo che per me è come avere una doppia domenica, cioè domani a parte palestra sono in casa tutto il giorno. Ho acceso un po' di atmosfera per concentrarmi nello studio, quindi ho acceso le mie solite luci a cascata. Sono molto belle, ma molto belle, le adoro. Questa candela, che è la Jewel Candle che avete già visto nei preferiti di novembre, con il pigiamone con le foche, le ciabatte e la felpona. Data la mia profonda noia per lo studio, ho deciso di fare l'albero di Natale. È ora del secondo cioccolatino, che è qui sotto. Yeah! Evviva! Buongiorno! Oggi è lunedì 3 dicembre, anche se in realtà non sembra un lunedì, perché io sono a casa alle ore 7:43, io sono fuori con la spazzatura, la borsa, sto andando a fare la spesa
perché giustamente mangio anche io a casa, quindi è giusto così. Dopo volerò in palestra, sì, no? E poi si studia. Allora, sono viva, sono molto soddisfatta di me stessa perché oggi ho fatto tantissime cose. Appunto, ho fatto la spesa, l'ho portata a casa e l'ho messa a posto. Poi sono uscita, sono andata in palestra, mi sono allenata, sto svuotando la borsa, sono le 11, che comunque, diciamo, è tardi, ma non troppo, perché se contate che sono andata, ho fatto tutte queste cose, sono molto soddisfatta di me, mi piacciono molto queste giornate. Ci vediamo direttamente a pranzo noi. Ragazzi, mentre studio e ripeto, guardate che cosa ho inventato. No, scherzo. Sono andata a cercare su internet dei metodi per scongelare in fretta la carne e ho trovato questo, il metodo della pentola. In pratica pentola con acqua bollente e sotto la carne, per evitare di scongelarla nel microonde, che non mi piace. Niente, ho fatto così. Comunque presto, è l'1:10. E poi ho messo a bollire le mie zucchine nell'acqua. Il pollo, le zucchine e se ci stanno un po' di pomodori. Guardate un po'. Allora, piccolo spezzettone stasera per salutarvi. 21:17. E vi aggiorno molto brevemente sulla visita che ho fatto oggi dall'oculista. È andata come mi aspettavo, cioè che devo cambiare gli occhiali perché sono ancora peggiorata. Così finalmente cambio un po' gli occhiali, che non sono questi. Questi sono quelli da riposo che porto a casa e sono di quando avevo tipo 11 anni, 12 anni. Gli occhiali in questione sono questi. Sono tutti storti perché in pratica sono occhiali fragilissimi. Non fate e io non farò mai più l'errore di comprare questo tipo di modello. Niente, quindi a parte ciò direi che questo è tutto e ci vediamo domani. Buongiorno, buongiorno, buonasera, buonanotte. Questo mix di saluti per dirvi che è il 4 di dicembre, ma ormai siamo alla soglia del 5, perché come vedete sono le 21:43. Guardate che bello il mio sfondo, è una foto che ho fatto all'albero di Natale nella piazza della mia città. Ci ho fatto la mega giornata lunga, sapete che io una volta a settimana di solito ho questa giornata dove devo stare dalle 8 alle 18 all'università. Bene, oggi era una di quelle giornate. Ho tantissime materie, infatti ora come vedete sto finendo di sistemare degli appunti che ho preso oggi. Ho già stampato degli appunti che ho preso oggi al PC di una materia che sto appunto scrivendo al computer e che sto poi mettendo dentro a questo raccoglitore che è un porta di fili. Vedete, sto prendendo gli appunti al PC, poi li stampo il giorno stesso che li scrivo, in modo che li sistemo, li stampo e poi li studio. Quindi ora ho stampato questa, che sono le pagine che ho preso oggi come appunti. E domani è una giornata un po' particolare, ho un seminario fino a pranzo, poi pausa pranzo, ho un'altra lezione, domani comincio oncologia e mi ispira un sacco come materia. Cambio gli occhiali, ma questo ve l'ho detto ieri, e quindi domani li vado proprio a creare. Quindi niente, io vi saluto, vi mando una buonanotte e ci vediamo domani. Buongiornissimo, io sono già colazionata, adesso stavo aprendo le mie bellissime finestre. La mia faccia la dice molto lunga su come sarà la giornata. Comunque vabbè,
E buongiorno, mi sono svegliata alle 7 stamattina perché appunto ho lezione alle 10. Comincio a studiare per un'ora e mezza, poi alle 9 mi comincio a vestire, preparare, perché verso le 9 e mezza. Ragazze, sono tornata, ho anche già cenato, è stata una giornata un po' movimentata, ho fatto gli occhiali nuovi ma non ve li faccio vedere perché ho solo delle foto e vorrei tenervi la sorpresa. In teoria li vado a prendere sabato, ho preso gli occhiali, insomma ho fatto un po' i miei acquisti dall'ottico. Ora ho cenato e adesso ho anche, vabbè, ricopiato degli appunti. Ora invece proprio studio, cioè ripeto delle cose perché stasera sono abbastanza sul pezzo, cioè con la testa ci sto dentro abbastanza, quindi si può fare. Prima delle 10 e mezza, 11 non finirò e a quell'ora andrò a letto e ci vediamo domani. Buongiorno ragazze, oggi ho deciso spontaneamente di cominciare questo video soltanto nel momento in cui sarei stata pronta, perché sennò sembra sempre che io sia in pigiama, che è la realtà delle cose effettivamente, però nella mia vita faccio anche altro oltre che stare in pigiama. Quindi niente, ho deciso di farmi vedere quando sarei stata vestita. E allora, che cosa sto facendo così di fretta come mio solito? È la mia vita, ormai lo sapete, sono molto frenetica. Sto preparando la borsa per l'università perché sono le 12, io alle 12 e mezza in teoria avrei l'autobus per andare in università, ma non ce la farò mai perché sono ancora messa così. No, ieri sera ho mangiato un piatto di pasta, quindi oggi mi mangio l'insalata con il tonno e la feta, che è molto buona e gustosa, e basta. Quindi in realtà in 10 minuti, un quarto d'ora dovrei aver mangiato, però insomma sempre 1200 cose da fare, lo sapete. Quindi niente, questa è la mia giornata, andrò in università, ci starò fino alle 7 di stasera ovviamente. Altre cose non accadranno, a parte che stamattina, scusate il buio, sono andata in palestra e sono andata, mamma mia, a far lavare Artù perché gli abbiamo trovato delle pulci, quindi lo abbiamo portato a lavare. Adesso è molto molto arrabbiato perché a lui non piace essere lavato, è un po' sporcaccione. Guardate quanto è cotonato, perché abbiamo deciso di non fargli tagliare il pelo perché è troppo freddo, e quindi è tutto, cioè ha il pelo lunghissimo ma allo stesso tempo è tutto cotonato perché l'hanno spazzolato, quindi fa troppo ridere, vi giuro. E niente, questa sarà la mia giornata e sono pronta, a parte la mia fascetta un po' così, sono pronta, adesso sto salutando il mio piccolo. Mi sono messa la giaccona super calda e basta, volo fuori. Oh mio Dio, sembra che io abbia il caschetto di nuovo. In realtà no, c'è tutti i capelli sotto. Eccomi, sono tornata, abbiamo finito un'ora prima la lezione, infatti è stato una specie di miracolo, credo. Non succedeva da mesi. Sono arrivati dei pacchi. Proviamo qua. Se si ribalta, sentirete un mio urlo di disperazione. Sì! Si chiama cracker di Natale. E praticamente è un pacchetto di una edizione limitata, appunto, natalizia. Allora, wow! Dentro ci sono... Oddio, che belli! No, vabbè, adoro. Ci sono 3 igienizzanti mani, ma guardate, sono tutti in edizione natalizia, questo ha tutti gli alberelli. Adoro la casetta di pan di zenzero, i regalini. Allora, i gusti sono, alla fine i gusti girano sempre, cioè sono quasi sempre quelli. Questo qui è cherry, quindi appunto direi solito alla ciliegia, che ne ho già un sacco. Oddio, ha un profumo molto strano,
sa tipo di colla vinilica. Un profumo stranissimo, adesso lo proviamo insieme. Ok. Non vi riesco a spiegare il profumo perché non è associabile a nessun fiore o cose, non vi so veramente spiegare a base di cosa sia. E Jungle Fever invece, ok, ha un sapore molto fresco, questo qui. Sa tipo di pino, agrumi, ha un sapore molto molto più intenso e forte rispetto agli altri. E questi qua sono i tre igienizzanti della edizione limitata natalizia, stupendi. Ovviamente altre recensioni non posso farvene se non dirvi che questi igienizzanti io li uso da veramente ormai credo 5-6 mesi e li ho sempre in borsa, li finisco alla velocità della luce e credo di non aver mai provato igienizzanti migliori a parte la mucchina. Adesso apriamo il secondo pacco. Buon anno. No ragazzi, no, è una jewel candle. Assurdo. Questo è il bello delle reazioni in diretta. Ma questa non... Aspettate, sì, qua sono i miei ordini e la jewel candle non c'è. Mi è sorto il dubbio che sia, esatto, le candele che mi sono già arrivate, che già vi ho recensito, queste qui natalizie, me ne erano arrivate due e io ero super felice perché erano due, non era una. Mi è sorto il dubbio che non fosse la terza candela in arrivo e che io appunto non mi aspettavo, ma non sapevo ne mandassero tre. Però dentro cosa c'è? Un bracciale. Allora, su questa posso già farvi la recensione perché ne ho un'altra esattamente uguale, piccola. Sono gioielli in argento 925 e appunto abbiamo orecchini, candele, orecchini, bracciali e collane, stavo dicendo candele. E basta, questo gusto è un gusto della collezione natalizia, come già vi ho detto nell'altra recensione. Il gusto si chiama sandalo, tradotto in italiano. Io lo associo a limone, diciamo cannella, comunque spezie misto ad agrumi, perché i prodotti mi sono stati offerti da Mercy and Italy e da Jewel Candle. Ringrazio veramente tanto e vi lascio qua sotto il link per un eventuale acquisto se siete interessate. E che per oggi questa è stata la mia giornata, ora andrò a studiare e prima o poi controllerò anche quanti minuti siamo con questo video, perché secondo me stiamo un po' sforando. Buongiorno dalla Lapponia! In questo momento in camera mia abbiamo temperatura percepita 0 gradi. A parte gli scherzi, fa molto freddo. Sto per andare a lezione. Sono le 8:20, vi giuro che voi ora mi vedete così, tutta pimpante, allegra, felice, ma dentro di me non, cioè, sto veramente pregando che questa settimana finisca in fretta, perché vi giuro, è stata troppo pesante, cioè, non so come fare perché veramente, cioè, siamo sempre a lezione. Se non siamo a lezione, siamo a casa a dormire, perché anche ieri sono tornata a casa alle 7:30 e cosa mi sono messa a fare? Mi sono messa a fare apparato cardiovascolare, che voglio dire, studiare l'ECG dopo 10 ore di lezione e tutte le derivazioni. Seminario stamattina, che è un seminario tranquillo, dove prenderò appunti al PC, e ho 6 ore di lezione oggi pomeriggio, dove anche lì prenderò appunti al PC. Quindi ho solo il PC, non ho astucci, libri, perciò lo zaino è molto molto più leggero. E io vado per... Molto bene ragazzi, sono tornata a casa, sono le 19. È stata una giornata molto intensa, ma molto. Chiudere qua questo vlogmas weekly, non lo so, che sia veramente il caso di
chiuderlo qua. Quindi io vi mando un bacio. Mi raccomando, seguite il prossimo vlogmas che uscirà. Vedrete gli occhiali nuovi, tante altre novità della settimana prossima. E niente, detto ciò, vi mando un bacio e buon weekend. Ciao!